Non aprite la partita IVA in regime forfettario così, senza pensarci, senza rifletterci, magari perché ve l'ha detto l'amico o il parente, ma sì, il forfettario conviene un regime fiscale in cui paghi poco di imposte. Tutto vero, regime forfettario è un regime agevolato, ma a volte non conviene. Buongiorno a tutti, io sono Massimiliano Alievi, sono un dottore commercialista e nel video di oggi vi farò capire bene quando è necessario abbandonare il regime forfettario, quando è necessario considerarlo come regime fiscale non conveniente nella vostra specifica situazione. Prima di partire però con il video di oggi, se vi piace questo genere di contenuti, quindi essere informati, aiutati da un punto di vista contabile e fiscale, puoi seguirmi su questo canale, puoi mettere like al video e per tutte le domande puoi scrivermi qui sotto o alla mail info@studioallievi.com. Detto questo, partiamo con una premessa importante: state facendo un passo fondamentale della vostra vita. Non vi state sposando, non state avendo un figlio, però aprire la partita IVA è comunque un passo, diciamo, importante nell'ambito della carriera lavorativa di una persona. Non state decidendo dove andare al ristorante stasera o che film andare a vedere con la vostra ragazza. Essendo una decisione importante, va presa scegliendo bene la miglior soluzione nel vostro caso specifico. Quindi non basta leggere un articolo sul blog, anche quello dello Studio Allievi non basta leggerlo. Perché? Perché non è specifico la vostra situazione. Non basta ascoltare l'amico o il parente che vi dice: io mi trovo bene in regime forfettario, perché magari lui sì, effettivamente si trova bene in regime forfettario o regime agevolato, ma nella vostra specifica situazione magari il regime forfettario non vi conviene, andate a pagare più tasse, più imposte di quelle che paghereste con altre tipologie di partita IVA. Quindi la premessa importante è: prima di aprire la partita IVA, analizzate insieme al vostro consulente, al vostro commercialista, la vostra specifica situazione, in modo da scegliere la partita IVA migliore per voi. Detto questo, andiamo a vedere quando è che bisogna abbandonare il forfettario, quando è che non ci conviene il regime forfettario. Per il primo e forse più importante caso è quello in cui prevedete di essere in perdita nei primi anni della vostra attività. Ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, quindi nessuno sa dire con certezza sì, sarò inutile, sì, sarò in perdita. Però avete la possibilità, facendovi un mini budget, un mini business plan, di capire se nel primo anno, nei primi due anni, sono maggiori i costi rispetto a quello che è il fatturato previsto. Spendo di più, spenderò di più tra beni da acquistare, merce, pubblicità, tutto quello che riguarda l'inizio attività rispetto a quello che prevedo di andare a fatturare, a incassare nei primi mesi, nei primi anni di attività. Beh, se la risposta è sì, il regime forfettario non vi conviene. Perché? Perché nel regime forfettario si pagano le imposte non su quello che è il vostro utile reale, quindi non sui vostri ricavi e compensi, non sul vostro fatturato, meno quelli che sono stati i costi sostenuti per portare avanti l'attività. I costi non si considerano, si prende solo il fatturato, si prendono solo i ricavi e compensi e sulla base di quello, con un coefficiente di redditività, si vanno a calcolare le imposte e i contributi che dovranno essere versati, deducendo solo i contributi INPS o previdenziali che vengono pagati nell'anno. Quindi, come vedete, i costi non si considerano quelli che vengono sostenuti per portare avanti l'attività. E se i vostri costi sono maggiori rispetto a quello che prevedete di incassare, con una tipologia di regime fiscale diverso, ad esempio un regime semplificato ordinario, voi andate in una situazione di perdita fiscale. Quindi in realtà può darsi, poi sono mille le variabili da valutare, ma può darsi che la vostra tassazione con un regime fiscale diverso dal forfettario in realtà sia inferiore rispetto a quello che paghereste applicando un coefficiente di redditività al vostro fatturato e quindi senza considerare i costi, come avviene in regime forfettario. Quindi il primo caso in cui non conviene il regime forfettario è se siete in una situazione di perdita. Il secondo caso in cui il regime forfettario non vi conviene è se avete una marea di costi detraibili, spese di ristrutturazione, state ristrutturando casa, avete i bonus, non avete in mente di cederli ma di tenerli in dichiarazione. Beh, questi bonus edilizi non potete andarveli a inserire in dichiarazione, correttamente detrarre, volgarmente scaricare, se avete unicamente redditi in regime forfettario. Quindi sarebbero bonus persi in regime forfettario e così con le spese mediche, le spese del dentista. Avete in un particolare anno una tonnellata di spese dal dentista per tutta una serie di motivi. Ecco, in regime forfettario queste spese non possono essere detratte. Interessi sul mutuo, tutte spese che
potete andarvi a detrarre con altri regimi fiscali, regime semplificato e ordinario, ma non potete andarvi a inserire in dichiarazione in regime forfettario. Quindi anche qui quello che bisogna fare è fate un'analisi di quelli che sono i costi che presumibilmente prevedete di avere nell'arco dell'anno che possono essere detraibili. Vi fate dare un elenco dal vostro consulente quali sono i costi che sono detraibili normalmente, quali principali sono spese mediche, spese farmacia, interessi sul mutuo, lavori di ristrutturazione, ma ce ne sono un sacco di altri. Ecco, fatevi un'analisi, nessuno ha la sfera di cristallo, ma fatevi un'analisi nel dire ok, prevedo di avere questi costi, vado a capire quella che è la detrazione che sarebbe prevista su questi costi, quindi quanto potrei andare a scaricare con un regime fiscale diverso di questi costi e cerco di capire quindi quanto andrei a perdere in regime forfettario nel momento in cui non andare a scaricare questi costi. Ecco, come vedete vi ho fatto due esempi, ma in realtà ci sono tante altre situazioni specifiche in cui il regime forfettario non conviene, in cui si dice ok, meglio transitare su un altro regime fiscale. Però è importante sapere in anticipo, perché nel momento in cui voi aprite la partita IVA così di impulso in regime forfettario e poi a posteriori dite, caspita, però io quest'anno ho avuto tanti costi, caspita, io quest'anno ho tante spese da detrarre e ormai è stato fatto un comportamento, si dice, concludente. Quindi non si può più per quell'anno tornare indietro, si può poi eventualmente andare a scegliere negli anni successivi di tornare in forfettario. Però il consiglio che posso darvi è, prima di aprire la partita IVA, fate bene un'analisi della convenienza nella vostra specifica situazione del regime forfettario, perché sennò rischiate di andare a pagare più tasse rispetto a quelle che sono previste negli altri regimi fiscali. Detto questo, io spero di esservi stato d'aiuto. Per tutte le domande potete scrivermi qui sotto nei commenti o alla mail info@studioleve.com. Vi auguro una buona giornata e un buon lavoro.